Seduta d'oltranza, così a 1.20 della notte il Consiglio regionale ha approvato la riforma della sanità. Una svolta storica per questa regione, 27 i voti a favore, 17 contrari. È stata una battaglia giocata con perseveranza da entrambe le parti, con la maggioranza decisa a portare a casa la nuova legge sulla sanità e l'opposizione sulle barricate per modificare il numero di ULS. Ecco, questi sono gli emendamenti presentati da PD, Tosiani e Movimento 5 Stelle per ritardare il voto in tre mesi di discussione. Una pila da un metro e mezzo circa portata in aula ieri per dimostrare che sull'argomento è stato perso sin troppo tempo. È stato necessario quindi da parte dei capigruppo della maggioranza un difficile lavoro di mediazione quando si parlava di azienda zero e un fermo no nel momento in cui è iniziata la discussione sul numero di aziende sanitarie. Alla fine sono state confermate le nove ULS, le sette provinciali più le specificità di Bassano e del Veneto orientale. Per il territorio è un risultato straordinario che ha visto Nicola Finco della Lega Nord in prima linea nel difendere una riforma che molte altre regioni si apprestano a copiare. Rimane quindi la possibilità di prendere le decisioni che contano in ambito sanitario direttamente da qui e non dover dipendere da realtà provinciali distanti che, basta prendere come esempio quello del Tribunale, hanno comportato un peggioramento del servizio. Il San Bassiano, grazie anche alla battaglia portata avanti da rete veneta, ora è in una botte di ferro.